Sono proprio contento di vedervi qui perché insomma è un momento non privo di una certa solennità per me, nel senso che la sede è stata per noi una conquista. E un saluto particolare agli ospiti che sono venuti da lontano, in primo fra tutti il ministro Fioroni. Mi fa comunque piacere di considerarla il ministro. Il ministro resta ministro. Naturalmente un saluto anche a Andrea Martello, un saluto a Rodolfo Viola che sono venuti, a tutti i presenti ovviamente. Voce! A tutti. Sto salutando tutti, benvenuti. Ecco. Col tempo che metteremo il microfono. Non voglio rubare molto tempo, soltanto due parole perché mi sembra appunto un momento di un minimo di solennità per noi del Circolo di Portogruaro, l'inaugurazione della sede. E quindi voglio solo dirvi che io sono convinto che la forza del Partito Democratico è quella in qualche modo di rappresentare una continuazione dell'ispirazione etica e culturale che è scritta, che ha impregnato la nostra Costituzione. Sono degli ideali a cui mi sento particolarmente legato. E sono degli ideali che sono, secondo me, assolutamente transtemporali, vanno al di là del tempo e dello spazio, non sono una cosa nazionale. E in questo senso mi viene proprio da dire che sono degli ideali per chi fa politica, è evidente che vanno al di là di un luogo. Però nella cassetta degli attrezzi di un politico e di chi vuol far politica e di chi si interessa o pensa di poter interessarsi della propria comunità, partecipare alla vita della propria comunità per cercare di migliorare, è necessario nella cassetta degli attrezzi, dico, avere anche qualche strumento come una sede, come un sito internet che abbiamo attivato, questa sede, che vogliamo sia un posto appunto che dia gambe, che dia concretezza oltre a tutte le persone che fino adesso ci hanno un po' si sono impegnate, hanno lavorato per far sì che di poter arrivare a questo punto. Quindi nella cassetta degli attrezzi una sede era importante come luogo, in qualche modo che sia un punto di riferimento per poter diciamo condividere, per poter lavorare insieme, poter condividere quegli ideali di cui ho parlato prima per riuscire a dar gambe a questi ideali, a queste idealità che abbiamo. Quindi ringrazio tutti voi per essere presenti e do subito la parola a dottor Fioroni di introdurre, vuol dire qualcosa per noi sul morale, e poi diciamo non abbiamo voluto pensare a un taglio del nastro, ci sembrava più opportuno una bicchierata, un bicchiere assieme, e poi ci trasferiamo nell'altra sala dove c'è più spazio per poter fare il dibattito assieme, ecco. Sì. Grazie a tutti. Intanto grazie, perché inaugurare un circolo significa rinsaldare le radici del nostro partito. Io, in questi mesi dopo le elezioni, una delle cose che maggiormente abbiamo cercato di approfondire tra di noi era come mai la Lega prende così tanti voti, e riprende così tanti voti in una parte del paese e in una tipologia di paese. Poi ci sono state tante disquisizioni. Io, per chiarirmi le idee, mi sono fatto una settimana tra le valli del Bergamasco e tre giorni nelle valli del Bresciano, dove la Lega, cioè lì il problema è trovare qualcuno che non è leghista, perché questi comuni sotto i 3.000 viaggiano da una percentuale dal 55 al 69-70, e credo che la Lega non abbia scoperto nulla di particolare. Vedete, in quei centri piccoli, ma credo che sia una realtà diffusa nel paese, dove le nostre comunità tendono a farci avvertire la solitudine, periodo di insicurezza, di paura, di incertezza. Bene, in quel tessuto sociale la Lega ha aperto le vecchie sezioni e con quei militanti e con quegli amministratori, in quelle vallate, prima ancora che su un piano politico, su un piano prepolitico, è diventato un punto di riferimento. Un punto di riferimento che comunque c'è, non c'è con gli urli, gli strilli, le parole forti,
c'è nel farsi in qualche maniera, vogliamo dire, prossimo, esserci. Quella capacità di essere un partito di territorio che noi dobbiamo, in questo nostro processo di radicamento, in questo anno dalla nostra nascita, finalmente avendo l'opportunità di poterci costruire un po' con calma, saper ricostruire. Noi abbiamo la necessità di affrontare tanti elementi di innovazione, di rinnovamento, di cambiamento, però li dobbiamo sapere innestare su quella radice che fa del Partito Democratico un partito profondamente popolare, e si è tale quando si apprezza la capacità di quella straordinaria ricchezza che è rappresentata dalla risorsa umana, di coloro che rappresentano non solo le mani e le gambe, ma le teste con cui camminano le nostre idee, la nostra capacità di esserci, la nostra capacità di trasmettere alla gente quello in cui pensiamo. E io non credo che la televisione sostituisca tutto, e non credo neanche che i mezzi di comunicazione sostituiscano tutto. Io credo che più andiamo avanti, più la capacità di ritornare ad essere un partito legato al territorio, che poi è la forma vera di autonomia, perché non c'è forma partito più autonoma di quella che vive in mezzo alla gente, ne interpreta le esigenze e prova a darne le risposte. Allora noi, con questa campagna di tesseramento e con questa capacità di radicamento che si appresentano i nostri circoli, dobbiamo sapere innestare il nuovo sulle radici che non perdiamo, e quindi ritornare a rivalorizzare il militante e la presenza è indispensabile. Poi abbiamo tanti strumenti per allargare e per coinvolgere, ne abbiamo tanti, sono fondamentali, ma lo sono se noi non perdiamo la caratteristica dell'essere un partito di territorio, un partito in cui il radicamento e l'iscritto fa la propria parte. Si potrà discutere, questo è un partito pesante, occupandomi di organizzazione, e mi vedete che io possa costruire un partito leggero, mi diventa difficile. Potrebbe essere un'aspirazione per me, ma insomma, anche se riuscissi me, senza dare la fame a dimagri sarebbe una grande cosa, ma credo sia, che sia difficile. Io credo che quando si costruisce un partito nuovo in una società che è già estremamente liquida, troppo liquida, tanto liquida, se anche un partito che ha ambizioni profonde come il Partito Democratico rischia di diventare liquido, rischiamo alla fine di fare, o leggero, rischiamo di fare la fine del sale nell'acqua. Allora credo che la nostra capacità di radicamento sia importante, ed è importante soprattutto se vogliamo, e concludo, dare un senso alla politica. Questo sì meriterebbe di guardare un pochino al passato. Io sono da quelli che è convinto che la politica, quando era una cosa seria, in questo paese c'erano straordinarie e grandi forze popolari, era in grado di saper delineare gli orizzonti e gli approdi per l'intera comunità nazionale. E nella definizione del bene comune e del bene collettivo si riassumevano i bisogni e le aspettative dei singoli. Quando ha perso autorevolezza ha incominciato a occuparsi dei bisogni delle persone, che è un'altra cosa molto importante, ma quando si occupa dei singoli bisogni o dei bisogni delle singole categorie si interpretano i ruoli di una parte e si coglie sempre di meno di ricondurre l'interesse di una parte nel bene comune. Poi è arrivato Berlusconi, che ci ha contagiato tutti, perché poi noi diventa un alibi pensare che sempre Berlusconi è la causa di tutto. Ha introdotto una cultura, che è quella cosa che a me preoccupa di più, ha convinto noi stessi che se desideriamo una cosa, più è forte l'intensità con cui la desideriamo, più quel desiderio diventa un nostro diritto. E se per sbaglio quel desiderio desiderato, che non è un diritto ma noi lo riteniamo tale, lede il rispetto o la dignità che si deve al mio vicino di casa, al mio collega di lavoro, all'altro che vive con me nel comune o nella cittadina in cui sto, la politica non è più uno strumento del bene comune, ma è lo strumento del mio opportunismo, per cui scelgo nella misura in cui diventa mezzo e strumento con il quale quel mio desiderio, che diritto non è ma da me è ritenuto tale, mi si avvera, perché la politica mi leva di mezzo quello a cui il mio desiderio toglie una parte dei propri diritti. E questo ha costruito una società in cui i furbi sono sempre più furbi, i ricchi sono sempre più ricchi e gli altri restano sempre più indietro. Credo che noi abbiamo costruito il Partito Democratico anche con questa grande ambizione di ricostruire un partito che ridisegna anche un comune sentire di bussola valoriale, nella quale la politica ritorna a pensare al bene comune, riconduce dentro al bene comune i desideri di tutti noi. D'altronde credo che ciascuno di noi viene
io se penso alla mia esperienza, io non credo di aver atteso mai